Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, per voi settimana scorsa sarà stata una qualsiasi settimana perché sul canale ci eravamo organizzati alla perfezione, ma ragazzi io sono appena tornato da una piccola vacanza al mare. Spero che anche a voi le vacanze siano andate bene e per il meme che ragazzi Player D gioca dalla mattina alla sera, in realtà no, praticamente sono 4 giorni che non tocco Pro Stars. Ed è per questo, dato che sono ultra fuori forma, che il video di oggi è un ritorno del video delle maestrie ma in un'altra lingua, che vi è piaciuto veramente tanto. Vi lascio nelle schede il video delle maestrie in spagnolo perché è molto molto carino. E oggi, a grande richiesta, andiamo per le maestrie in francese, ragazzi. E qua inizia il bello perché le ultime due lingue che vi avevo lasciato da votare sono francese e tedesco. Avete preferito di gran lunga vedere prima il video delle maestrie in francese, ma tranquilli che arriverà anche quello in tedesco. Ma come vi avevo annunciato, adesso la situazione si fa interessante perché io, ragazzi, queste due lingue non le parlo. Io non ho mai studiato né francese né tedesco. Di conseguenza, insomma, adesso si fa divertente la situazione. Ovviamente vi chiedo like, descrizione e ovviamente il codice Player D da mettere da tutte le parti. Sapete, no? Supercell Store, tutti i giochi Supercell, vabbè, ormai ve lo dico. Voi lo so che mi supportate perché siete fortissimi. È arrivato il momento. Allora, lingua, dall'italiano al francese, eccolo qua, lì. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Allora, diamo un attimo una rapida occhiata, perché così per le modalità tipo il ride lì diventa combat the boss. Ah, paintball rimane uguale. E vabbè, ragazzi, le pronunce non le so, tipo anche sopravvivenza, survivant, ma non so mai come si pronunci. Ah, brawl ball rimane uguale. No, ma rapina, ma che cos'è? Braquage, insomma, nomi un po' ambigui. Sapete che poi comunque non sono nemmeno un amante del francese, a maggior ragione questo video sarà particolarmente divertente. Allora, come di consueto nel format, diamo prima un'occhiata alle nostre maestrie. L'unica adesso bisogna mettere il filtro per maestrie. E com'è il filtro per maestrie? Trofei... penso che queste siano le maestrie. Diamo un occhio, sì, sono messi per maestria. Sono rimasto un attimo stunnato perché non ne capisco uno. Ok, e poi abbiamo quelli che mi sono segnato sempre nelle note del telefono, che nelle altre lingue, inglese e spagnolo, erano un po' più caratteristici. Vediamo se anche in francese ci regalano delle emozioni. Allora, partiamo con Shelly. Questo... Ma questi cominciano ad essere già un po' particolari. Pass le temps. Non so... Sembra più la mia pronuncia inglese che francese. Ma di qua non ne pronuncere... Ma che... Cosa vuol dire questo? Trop BG, poi BG con la maiuscola. Ragazzi, spero che nei commenti ci sia qualcuno che di francese se ne intende, che mi darà qualche spiegazione, perché al momento non ne capisco nemmeno uno. Oh, ecco, questo riesco anche da ignorante a capirlo. Un avec la nature dovrebbe essere il tutt'uno con la natura. Sì, questo sembra, no? È capibile, comprensibile. Poi, vediamo Piper. Ah, addirittura questo non c'entra niente con il francese. Super sniper. Devo dire, in francese questo è bellissimo perché non è sniper. In inglese ma è super sniper. Ancora di più. Poi, la maestria di Max è la vitesse. Non so come si dice questo chest. Moi. Tipo, ah vabbè, la velocità sono io. Ok, questo ci sta. L'ho collegato dopo. E ora però, ragazzi, il mio Mr. P. Francesi, occhio. Occhio. Oh, va bene francesi, ci siamo, siamo ancora amici, più o meno. Le boss, clean, va benissimo. Test superato, like se sei francese. Poi Spike, unique, il qui non so come si pronunci, Piqué, il famoso giocatore spagnolo, compagno di Shakira. Allora, poi Belle Star, ok, che questo dovrebbe essere uguale all'inglese. Scusate, ma adesso in mente ho le maestrie in italiano, in inglese, in spagnolo, comincio a fare un po' di confusione. Poi, Mandy, vediamo un po' che non me lo ricordo nemmeno. Dent Dur, non so come... non mi ricordo nemmeno com'è in italiano, abbiate pazienza. E Mandy me lo sono completamente dimenticato. Questo è un po' complicato. Sì, vabbè, e come si pronuncia questo? Chasse Gardé, non lo so, vabbè. Anche questo, se dovessi dire, non mi ricordo, non lo so, è un casino. Tipo, in inglese mi sembra The Watcher, tipo... Però, attenzione, perché in spagnolo questo ci ha regalato uno dei titoli più belli della serie, per ora,
Vediamo se in francese... Ah, vedi? Vedi? Però anche qua è... l'unico un po' particolare era in italiano perché era pagnaro top. Qua invece sono andati tutti sulla salsiccia, come in spagnolo. Infatti, tit su... Non so come si dice salsiccia in... Aspetta, aspettate, qua devo sapere come si dice salsiccia in francese, ragazzi. Ok, allora, salsiccia. Tanto penso ci sia... Ok, è quello. Sentiamo un po', lo può pronunciare? Non c'è la cosa da pronuncia. No, ma che traduttore sull'iPhone molesto e maldestro ho scaricato. Aspettate, andiamo su uno che non sbaglia mai. Google traduttore. Ok, ci siamo, ho usato Google traduttore. Allora, pronti? Aspettate. Saucisse. È difficilissimo, ragazzi. Non so se l'avete sentito. Saucisse. Saucisse. Difficilissimo, praticamente sono tutte S, qualsiasi lettera è una S. Saucisse. Vabbè, anche Doug rimane una maestria incredibile anche in francese. Poi, questo qua, che poi è staccato dur a quire. Ragazzi, abbiate pazienza, in tedesco sarà ancora peggio. Vabbè, questo era maestro, come si... Ah, questo è rimasto maestro. O tipo maestro? Non lo so in francese, ragazzi, no? Sono la persona più ignorante del mondo. Sì, vabbè, ho capito, però, cioè... ecco, un po' meno. Cioè, questo è tiré par les cheveux. No, non lo so, vabbè, anche questo lasciamo perdere, non si capiva. Questo in italiano è bruttissimo e invece, ok, in inglese e anche in francese è semplicemente il verso del gatto, miau. In italiano hanno voluto essere un po' esotici, non gli è riuscito molto bene. Poi, anche questo, come l'inglese suona veramente bene, intrepide, no, anzi c'è l'accento sulla prima E, comunque è tipo... sempre intrepido, indomito, senza paura, uno di quelli, sempre tutti sinonimi. Molto molto carino. Questo è lo stesso anche dello spagnolo, perché se non sbaglio in spagnolo era sete di sangue la traduzione, e questo infatti è soif de sang, e che penso sia la sete di sangue anche questo. Perciò Angelo gli rimane uno dei titoli, ok, che è una zanzara, perciò sete di sangue in realtà, però nel gergo, no, delle battaglie, la sete di sangue, no, è quello che vuole vincere e che vuole battere l'avversario a tutti i costi. Molto molto bello. Allora, andiamo a Draco. Questo è il maître du jeu, che anche questo non lo so. In italiano era l'idolo delle folle. Non so se è una roba simile o hanno cambiato un po' dalla traduzione in italiano, però potrebbe essere idolo delle folle. Non lo so, ragazzi, ditelo nei commenti. E adesso andiamo a vedere quelli particolari che mi sono segnato, perché effettivamente ne abbiamo alcuni. Allora, abbiamo il buon Rico per Ferre, che quello ce lo mettiamo sempre, che è... no, ma è la macchina d'amore! Machine d'amour! Vabbè, ragazzi, in francese la maestria di Rico, leggendaria. Mi raccomando, taggatemi Ferre nei commenti. Poi, Barry. Allora, Barry, dove lo abbiamo? Non mi ricordo se ce l'ho oro 1. No, Barry è ad argento. Eccolo qua. E in italiano era unicorno, praticamente erano tutti simili. E a quanto pare unicorno in francese è licorne. Andiamo a vedere al volo anche Clancy, così per fare gli ultimi due brawler usciti. E invece Clancy è coquille cassé. O una roba del genere. Ovviamente la mia pronuncia non sarà mai giusta in nessuno, ma faremo finta che sarà così. Poi abbiamo Surge che è bro, e questo è ok bro. Mi devo dire, in francese ci sono alcune maestrie molto tossiche e molto carine. Poi abbiamo Edgar, che ovviamente lui è il presidente di Brawl Stars in spagnolo. PDG de Brawl Stars, che ovviamente a me non so come si dice PDG in francese, ma anche questo è sempre presidente, l'amministratore delegato, insomma una figura altissima nel panorama di Brawl Stars. Simpatico. Poi abbiamo Pam, che dovrebbe essere quello che chiude tutto. E Pam, però dobbiamo trovare. Vediamo. Io ovviamente in inglese era your mom, e qua è ta mamma. Maman. Non so se la N in fondo non si pronuncia o meno, ma è rimasto lo stesso dell'inglese. Devo dire, non male. Questo video in francese in realtà ci ha regalato delle emozioni incredibili. Ne prendiamo un altro a caso, perché la serie vi piace. Ve ne regalo uno bonus rispetto
rispetto ai quelli che facciamo sempre. E ragazzi, per questo video francese vi regalo, aspettate perché c'era un brawler, oddio in questo momento mi sfugge, ah eccolo, allora il brawler più francese che ho, così vedremo se è a tema, è proprio lui, sicuramente lo starete già pensando, il brawler più francese che ha player D, dove cacchio è? Impossibile che ci abbia la maestria così alta. E ragazzi, il brawler più francese che ho è proprio lui, Miko, con la skin francese, e la sua maestria è... Che cacchio vuol dire? Tu, un prince? Sì, vabbè, che penso sia inglese, è pronunciata così. Por oui. Non so se si dice qui, qui, o sono io stupido, ma probabilmente sì. Che assolutamente non so cosa significhi. Benissimo. Ragazzi, con il Miko super francese, con la baguette in mano, si chiude qua il video. Like, iscrizione, tutto quello che volete. Mi raccomando, il codice player D, e noi ci vediamo al prossimo video.